con Marco Herisch alla fine della partita fra Enic e Lorik Sport. Marco, una sconfitta forse troppo pesante, vi siete anche un po' innervositi nel finale, però per tre quarti di partita siete rimasti lì. Sì, siamo stati sempre in partita. Purtroppo siamo partiti male, anche oggi è 3-4 partite che andiamo subito sotto 10 punti, poi quindi diventa sempre dispendioso recuperare e rientrare in partita. Ce l'avevamo fatta, ce la siamo giocata punto a punto, penso che il punteggio sia bugiardo. 20 punti non ci stanno in questo derby, secondo te che ha fatto la differenza? Penso che ci siamo disuniti in attacco, poi Rabaglietti ha fatto dei canestri veramente difficili, però potevamo fare di più. In attacco abbiamo smesso di giocare di squadra all'ultimo quarto e loro sono andati avanti con Rabaglietti, che per questo campionato è un fuoriclasse. Senti, l'ultima cosa, che vi manca per fare un salto di qualità? Perché comunque con le squadre importanti ancora un pochino di fatica la fate, manca forse un pochino di organizzazione, perché nel momento importante vi siete un po' lasciati andare. Sì, penso che sia importante innanzitutto esserci tutti, stare bene fisicamente e cercare di giocare un po' più uniti in attacco, soprattutto quando le cose vanno male, non sempre si fa sempre canestro, in quel momento bisogna cercare di giocare di squadra in attacco e... come abbiamo fatto a volte, come abbiamo fatto la scorsa partita a Livorno, con Livorno in casa ci sono state delle buone partite, però dobbiamo ancora crescere. Il campionato ancora ci sono tante partite da giocare, speriamo di arrivare fra le prime quattro.